Ciao a tutti ragazzi, qui è come sempre Desk che vi parla. Oggi sono qui per spiegarvi più nel dettaglio come andare a caccia di Eidolon, quindi andremo a vedere tutto quanto, dal come ucciderli effettivamente, come renderli vulnerabili, come riuscire a danneggiarli per poi riuscire ad abbatterli ed ottenere i core indispensabili per riuscire ad accumulare punti presso la fazione dei Quills, e poi andremo anche a vedere quali equipaggiamenti sono più consigliati, quindi quali warframe e quali armi portarsi dietro, e in particolare magari anche come andare a moddare questi equipaggiamenti. Vorrei precisare che allo stato attuale del gioco esiste un'unica variante di Eidolon che si chiama Teralist, e in questo video andremo proprio a vedere come affrontare questa specifica variante. In futuro sappiamo già che ne arriveranno altre, di una abbiamo già potuto apprezzarne alcune concept art mostrate nel Devstream 100, non ci è dato sapere al momento se la strategia base con differenti varianti di Eidolon andrà modificata o meno. Quello che ipotizzo io è che cambieranno probabilmente i pattern offensivi, ovvero le mosse di attacco delle altre eventuali varianti di Eidolon, ma che la strategia base rimanga la stessa, però appunto non lo posso sapere con certezza, lo scopriremo poi più avanti. Partiamo dalle basi, anche se alcune cose possono essere considerate scontate, meglio precisare tutto quanto. Per poter affrontare un Eidolon dovremo recarci nelle Plains rigorosamente di notte, quindi avremo a disposizione solamente 50 minuti per uccidere più Eidolon possibili. Una volta ucciso un Eidolon bisognerà uscire dalle Plains, andare al villaggio e poi rientrare nelle Plains per far spawnare un nuovo Eidolon. La prima cosa da fare una volta giunti nelle Plains di notte sarà ovviamente quella di individuare il Teralist. Per poterlo fare potremo utilizzare la finale di Titania o qualunque Arcwing per elevarci rispetto al suolo e riuscire ad individuarlo direttamente a vista. Potremo infatti notare direttamente la sua grossa sagoma, oppure notare dei bagliori azzurri, bluastri, in concomitanza della sua posizione nel momento in cui andrà a castare le sue abilità offensive. Anche l'audio non è da sottovalutare, ci può aiutare perché il Teralist tende a emettere continuamente questi suoni un po' angoscianti che ci permetteranno appunto di individuare la sua posizione. Appena avremo individuato il Teralist dovremo ovviamente recarci tutti e quattro presso la sua posizione e cercare di renderlo vulnerabile. Per poter fare ciò dovremo eliminare completamente la porzione di scudi che starà a proteggere i suoi HP, quindi in sostanza quella parte della barra dei suoi HP colorata in azzurro. Per fare ciò dovremo ricorrere all'uso del nostro operatore e sparare con il nostro AMP. Ovviamente avere un AMP più avanzato potrebbe conferirci dei vantaggi e velocizzare un po' lo scontro, ma il tutto è fattibilissimo anche con l'AMP base. In realtà durante questa fase, o prima ancora dell'aver individuato il Teralist, almeno un compagno di squadra dovrebbe occuparsi del andare a reperire gli Eidolon Lure, ovvero quella specie di piccoli droni, di piccole mongolfiere in possesso dei Grenir che ci consentiranno di ottenere diversi effetti positivi durante lo scontro con l'Eidolon. Per ottenere il controllo di un Eidolon Lure dovremo di fatto abbatterlo, hackerarlo, dopodiché questo ci seguirà di sua spontanea iniziativa. Potremo anche interagire con lui un po' come si fa con gli ostaggi per imporgli di stare fermo in una posizione o di seguirci. Una volta preso il controllo di almeno due Eidolon Lure, due è il minimo indispensabile di Eidolon Lure che vi dovrete portare dietro, potreste anche decidere di portarvene di più nel caso in cui qualcuno dovesse perdersi per strada, dovesse essere distrutto da qualche danno insomma durante il combattimento, ma due è davvero il minimo indispensabile. Dovrete cercare quindi di portarli presso la posizione del Teralist, e a questo punto per poter poi godere dei loro effetti benefici dovrete di fatto caricarli, e per caricarli dovrete fargli assorbire dei Vombalist in versione spettrale, quindi dovrete avvicinarli al Teralist. Ci saranno sicuramente dei Vombalist lì in zona, e se non ci saranno spawneranno a breve. Dovrete quindi danneggiare i Vombalist fino a ucciderli in modo tale che ricompaiano nella loro forma spettrale. Una volta ricomparsi in forma spettrale gli Eidolon Lure li assorbiranno in completa autonomia. Una volta assorbiti due Vombalist in forma spettrale per ciascun Eidolon Lure, l'Eidolon Lure sarà effettivamente carico e pronto all'uso. A questo punto ritorniamo all'Eidolon. Abbiamo appena abbattuto i suoi scudi di energia colpendolo ripetutamente in qualunque punto del corpo con gli AMP nelle mani dei nostri operatori, e quindi sarà diventato vulnerabile e potremo procedere effettivamente al danneggiarlo. Le parti danneggiabili dell'Eidolon sono di fatto i quattro arti, quindi braccio sinistro e destro e gamba sinistra e destra. Non tutti gli arti dall'inizio alla fine, ma solo in una posizione intermedia che potremmo identificare come gomito e ginocchio. Di fatto quelle parti hanno l'aspetto di caloriferi, termosifoni, più o meno ci assomigliano. Sembra un po' la testa di un Fragor, no? Più o meno un pochino lo ricorda. La cosa importante da fare in questa fase non è concentrarsi su un unico arto, come si potrebbe essere portati a pensare, ma cercare di danneggiare il più possibile tutti e quattro gli arti senza distruggerne nessuno. All'inizio cercate di abbassare il più possibile gli HP di tutti e quattro gli arti, che non verranno poi rigenerati nelle fasi successive, quindi vi porterete di fatto avanti per riuscire a velocizzare lo scontro, e solo quando tutti e quattro saranno giù di vita vi deciderete con la vostra squadra ad abbattere uno di questi arti, quindi a eliminare l'ultima porzione di vita rimasta.
Master. Ed è proprio a questo punto che entrano in gioco gli Edo non gli Ur. Infatti, se avrete avuto cura di portarli nelle vicinanze del Terralist, li avrete mantenuti in vita e li avrete caricati con due Vombalist ciascuno, questi in modo del tutto autonomo si agganceranno al Terralist così ferito e privato di un arto e gli impediranno di scappare. Infatti quello che succede se voi abbattete un suo arto senza bloccarlo con gli Edolon Lure carichi è che l'Edolon viene assorbito dal terreno e ricompare in un punto casuale delle Plains, quindi potrebbe ricomparire anche molto lontano dalla vostra attuale posizione. Viceversa, con gli Edolon Lure carichi, questi si agganceranno all'Edolon e gli impediranno di fatto di andarsene, velocizzando notevolmente lo scontro. Tenete poi conto che nel momento in cui andrete a distruggere un arto del Terralist, questo emetterà una serie di ondate magnetiche su un'area d'effetto piuttosto elevata, quindi l'obiettivo vostro a questo punto sarà quello di evitare di incassare questo danno magnetico. Per poter fare ciò potrete utilizzare la Void Mode del vostro operatore, utilissima anche nella fase in cui cercherete di abbattere effettivamente gli scudi del Terralist. Infatti il consiglio è quello di continuare a sparare usando l'operatore, ma passando di frequente nella Void Mode ogni volta che questo cercherà di attaccarvi. In questo modo riuscirete a danneggiarlo continuamente senza mai far andare KO il vostro operatore. L'altro sistema molto utilizzato è quello di castare la quarta abilità di Arrow, che vi consentirà di fatto di essere completamente immuni a questo effetto di danno magnetico e di sopravvivere incolumi a questo suo ultimo attacco dopo che gli avrete eliminato un arto. Ricordatevi sempre, una volta battuto un arto, di andare a reperire il drop. Se lo vedete davanti a voi, metteteci un waypoint sopra per facilitarne la raccolta anche da parte dei vostri compagni di squadra. Nel caso in cui facciate fatica ad individuarlo, passate all'uso dell'Arcwing, equipaggiatevi un Izzal e utilizzate la sua terza abilità per raccattare tutti i drop nelle vicinanze. In questo modo ridurrete sensibilmente il rischio di perdervi delle ricompense in giro per la mappa. Fatto questo, dovrete semplicemente ripetere la stessa identica procedura fino ad aver abbattuto poi tutti e tre gli arti rimanenti, avendo cura, dopo l'abbattimento di ciascun arto, di verificare lo stato di carica degli Edolon Lure e, se necessario, andarli a caricare con ulteriori Vombalist in versione spettrale. Da menzionare il fatto che dopo aver abbattuto due arti su quattro, il Terralist muta leggermente i suoi pattern offensivi, quindi acquisisce un'abilità in più e modifica alcune delle abilità che ha utilizzato fino a quel momento. Resta il fatto che dovrete comunque sfruttare la Void Mode e eventuali abilità evasive o difensive a vostra disposizione per continuare a schivare i suoi attacchi. Non sto a spiegarvi nel dettaglio tutti i suoi pattern offensivi, li imparerete giocando, ma tendenzialmente sfruttando sapientemente la Void Mode e, ripeto, eventuali abilità difensive in vostro possesso o in possesso della vostra squadra, non avrete poi chissà quanti problemi. È sempre possibile chiaramente rianimare i propri compagni di squadra, ovviamente consigliabile avere almeno un compagno munito della scuola Focus Vazarin per rianimare all'istante. Tenete conto che questo discorso di finire KO e essere rianimati non è un gran problema, difficilmente terminerete i vostri revive durante lo scontro con un Edolon. Il punto è che più affinerete la vostra tecnica, meno tempo passerete KO a terra e più rapidamente riuscirete ad abbattere un Terralist, e quindi più Terralist riuscirete ad abbattere nell'arco dei 50 minuti notturni. C'è giusto un'ulteriore precisazione magari da fare. Come vi ho detto, dopo aver abbattuto due arti su quattro, il Terralist muta un po' i suoi pattern offensivi, il suo atteggiamento. Avviene una cosa simile anche dopo aver abbattuto il terzo arto su quattro. Diventa più aggressivo, attacca più di frequente, come se si rendesse conto di essere prossimo alla sconfitta o alla morte. Ma la cosa importante da tenere d'occhio è la quantità di Vombalist presenti attorno a lui. Infatti, se c'è un'abilità che è importante riconoscere del Terralist, è un'abilità che gli consente di richiamare a sé i Vombalist per farsi rigenerare gli scudi. Si nota subito quando questo sta avvenendo, perché i Vombalist si connettono con lui tramite dei raggi di energia blu e iniziano di fatto a ricaricare i suoi scudi, e lui diventa immune sia ai danni delle nostre armi sia ai danni dei nostri operatori. Ma è piuttosto semplice cavarsi fuori da questa situazione, basterà battere tutti i Vombalist attualmente collegati al Terralist. Per prevenire tutto ciò, in realtà sarebbe meglio, dopo aver abbattuto il terzo arto su 4, tenere d'occhio il quantitativo di Vombalist attorno a lui e cercare di sfoltirne un po' i numeri. Una volta eliminati tutti e quattro i suoi arti, entreremo di fatto nella fase finale dello scontro, fase in cui il Terralist fortunatamente non avrà più degli scudi, quindi non dovremo più colpirlo con i nostri AMP e i nostri operatori per poterlo rendere vulnerabile. In realtà però nella primissima sezione di quest'ultimo stage di fatto sarà invulnerabile, dovremo aspettare che si rialzi completamente prima di riuscire a danneggiarlo con le nostre armi. In questa fase un quantitativo esagerato di Vombalist in forma spettrale sciameranno attorno al Terralist nel tentativo di curare la sua
sua salute. In questa occasione non dovremo quindi eliminare gli scudi del Teralist perché ne sarà sprovvisto, ma dovremo ugualmente passare all'uso dell'operatore per sfoltire i numeri di questi Vombalist, che saranno presenti un po' come nella fase precedente, veramente in gran quantità. Ricordatevi poi che nonostante in questa fase il Teralist sia sprovvisto di scudi, potrebbe comunque utilizzare la sua abilità per imporre ai Vombalist di rigenerargli gli scudi, e quindi lì prolungherebbe il combattimento, dovrete utilizzare nuovamente l'operatore per eliminare gli scudi del Teralist e renderlo vulnerabile. Quindi la cosa importante è ridurre il numero di Vombalist nel momento in cui il Teralist è ancora invulnerabile e si sta rialzando, e nel momento stesso in cui termina di rialzarsi ed è finalmente vulnerabile, massacrarlo in modo da ucciderlo il prima possibile, per evitare appunto che lo scontro si prolunghi ulteriormente. Anche in questa fase, anzi soprattutto in questa fase, se avrete avuto l'accortezza di portarvi dietro i soliti due Edenoliur carichi, noterete innanzitutto un'animazione di morte del Teralist differente, che anziché svanire direttamente sotto terra verrà prima issato in aria. E poi godrete di tutta una serie di reward aggiuntive, di drop aggiuntivi, che non compariranno dalla posizione di morte del Teralist, ma direttamente in prossimità degli Edenoliur. Otterrete infatti così 4 core intatti aggiuntivi, 2 core eccezionali aggiuntivi, un core flawless in più e una brilliant Edenon shard. Tutto questo, ripeto, comparirà al di sotto degli Edenoliur e non nella posizione di morte del Teralist. Anche in questo caso, considerando anche la quantità esagerata di Vombalist in versione spettrale che c'erano lì attorno, per avere cura di raccogliere tutti i core, passate all'Arcwing e utilizzate la terza abilità della Itzal per essere sicuri di non perdervi nemmeno un drop. In poche parole e riassumendo, è piuttosto semplice: usiamo operatore Amp per tirargli giù gli scudi, diventa vulnerabile, lo attacchiamo con le nostre armi classiche, tiriamo giù gli HP di tutti gli arti, poi ne eliminiamo completamente uno. Dobbiamo ricordarci di avere sempre due Edenoliur carichi con le versioni spettrali dei Vombalist. Uccidiamo un arto, 2, 3, 4, il Teralist diventa via via sempre un po' più cattivo e poi nella fase finale lo stendiamo definitivamente. Dobbiamo ricordarci di raccogliere tutti i drop ogni volta che tiriamo giù un arto e soprattutto tutti i drop finali, in particolar modo se l'abbiamo ucciso con i due Edenoliur lì vicino. Ma passiamo ora agli equipaggiamenti da utilizzare. Iniziamo con i Warframe. Io ho giocato solamente Rino per il momento nell'andare ad affrontare gli Edenon, mi ci sono trovato bene, il suo ruolo è quello di buffare in sostanza se stesso e la squadra, come avviene di solito quando ci si porta dietro Rino in situazioni abbastanza specifiche. Ho una build piuttosto normale, abbondo di potenza potere e utilizzo come aura Dead Eye, visto che andiamo tutti con il Vectis Prime, arma che vi consiglio vivamente di utilizzare per motivi che vi spiegherò a breve. Così vado a aumentare ulteriormente i danni miei e della mia squadra nel momento in cui utilizziamo un fucile da cecchino, per cui ci sta, ma non è ovviamente indispensabile. Un extra di potenza potere permetterebbe ad esempio di utilizzare qualunque altra aura. Comunque valutate voi, l'importante è riuscire a supportare adeguatamente in termini di danni tutti i nostri compagni di squadra. Come damage dealer al momento viene usato comunemente Chroma, perché grazie alla sua terza abilità Vex Armor tutti i danni che verranno inflitti sulla sua salute e sui suoi HP direttamente, quindi sulla sua vitalità, gli conferiranno dei grossi bonus di danno. Quindi tendenzialmente si utilizza Chroma con armi in grado di infliggere self damage, quindi di auto infliggersi danno, come ad esempio qualunque coltellino da lancio munito di Concealed Explosive, in modo tale da attivare Vex Armor, spararsi i piedi, buffarsi i danni e poi fare dei danni ingenti sugli arti dell'Eidolon, ovviamente il tutto anche buffato, ad esempio nel mio caso, ulteriormente dal Roar di Rino e anche dalla Aura Dead Eye. Riguardo alla build che uso per Chroma, è la build Ice Tank, quella che uso solitamente da ghiaccio per tankare, per andare in solo, per menare corpo a corpo. Va bene anche in questo caso, suppongo, nonostante non abbia appunto usato io direttamente Chroma in questo contesto. Tanta potenza potere, tanta durata è quello che ci interessa più di tutto. Si può utilizzare la chiave di Kane Dragon Key per ridurre ulteriormente il valore base di scudi e fare in modo che self damage o danni esterni vadano direttamente a colpire la nostra salute e quindi a buffare i nostri danni. Passiamo a Trinity, al ruolo più noioso. Questa volta non è noioso perché bisogna giocarsi una Trinity EV pallosissima, qua si tratta di una Trinity Blessing, quindi molto molto classica, non dobbiamo ridurre al minimo indispensabile la nostra durata, anche perché da quello che ho capito sulle forme spettrali dei Vombalist Energy Vampire non funzionerebbe comunque. Ci portiamo quindi una Trinity piuttosto classica, mettiamo le mod difensive che ci servono e che ci piacciono, da Quick Thinking al classico vita più scudi. L'importante è avere un pizzico di potenza potere per poter fullare non tanto i nostri alleati quanto i due Edenoliur, quindi ci interessa di più coccolare di fatto gli Edenoliur piuttosto che i compagni di squadra.
per quanto comunque la riduzione di danno ingente che ci dà Blessing può aiutare ovviamente tutti quanti. L'importante è che Trinity non attiri troppo l'attenzione, non deve fare necessariamente tanto male, deve semplicemente stare dietro agli Edenon Lure, fermarli se necessario, spostarli quando serve, ma soprattutto mantenerli in vita. Per ultimo, ma non per importanza, parliamo di Arrow. La sua finale, come vi ho già accennato durante il corso del video, ci servirà quando, una volta distrutto un arto dell'Edron, questo emetterà queste ondate di danno magnetico. Utilizzando la finale di Arrow, di fatto usciremo incolumi da questo attacco. Oltretutto, la sua finale, come ben sapete, ha anche un utilizzo offensivo molto molto interessante che potrebbe buffare notevolmente la nostra probabilità di critico. Immaginatevi Chroma, con il buff di Vex Armor maxato, il buff di Rino, eventuali aure e Dead Eye per aumentare il danno del Vectis Prime, più il buff di critico della finale di Arrow, tendenzialmente giocando al meglio potrebbe arrivare a one-shottare i singoli arti del Terralist. Per quanto riguarda la build di Arrow, è quella che avevo già presentato a suo tempo con il suo video, non saprei esattamente che consigli darvi non avendolo provato io direttamente, posso dirvi magari di dare un'occhiata ai valori in durata per evitare che sia troppo breve o troppo elevata e quindi crearvi casini con i tempismi del cast in concomitanza col voler buffare la squadra o difenderla da quelle emissioni elettromagnetiche del Terralist. Dulcis in fundo, il Vectis Prime, l'arma che più di tutte vi consiglio di utilizzare per abbattere gli Edron. Non che non si possa utilizzare anche altro, ad esempio un Opticon nelle mani di Chroma può essere estremamente utile, ma perché ci si trova bene, funziona bene e fa tanto male. Poi ovviamente potete sperimentare quello che vi pare, l'importante è utilizzare prevalentemente armi che facciano tanto danno da Puncture e metterci il danno radioattivo. Una piccola modifica che ho dovuto fare alla mia build classica del Vectis Prime consiste nel togliere Argon Scope, perché non sempre potrei usarlo come voglio contro il Terralist, e andare a aumentare ulteriormente il danno radioattivo inserendo una mod elementale ibrida aggiuntiva. Menzione onorevole, non perché l'abbia provato ma perché me ne hanno parlato piuttosto bene, si potrebbe utilizzare un Volt perché grazie ai suoi scudi, sparando con l'amp degli operatori attraverso i suoi scudi, potremmo riuscire ad amplificare eventuali danni critici dei nostri amp. Però è un discorso un po' più avanzato e dipende anche da che amp abbiamo e se l'abbiamo diciamo potenziato al massimo, perché non credo che tutti critino con la stessa consistenza. Però si può valutare anche questo discorso, oltretutto Volt è in grado di paralizzare ad area i vari Vombalist e potrebbe darci una mano anche in questo senso, però non l'ho provato direttamente, non vi so dire nulla di più concreto. Il video a questo punto direi che è durato fin troppo, 20 minuti per spiegarvi come andare ad abbattere il Terralist e poi per darvi un'infarinatura generale su come prepararvi, su che equipaggiamenti portarvi dietro. Spero che il video vi sia piaciuto ma che soprattutto vi possa risultare utile per imparare ad affrontare almeno il Terralist, vedremo poi cosa succederà con i prossimi modelli di Edron che arriveranno. Detto questo ragazzi io vi saluto, vi ricordo come al solito che stasera alle 20 mi trovate in live su Twitch e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!